Cari fratelli, faccio questo secondo video di stasera perché sto guardando canale 5 dove stanno facendo vedere tutte le immagini, stanno facendo i loro commenti, poi c'è il dar la voce a chiunque e quindi tutto va bene. E ho visto tra l'altro anche il presidente Andrea Agnelli che ha parlato. Allora io vorrei partire dal presidente Agnelli. Allora innanzitutto io da comune tifoso quale sono non posso far altro che dar ragione al presidente quando dice siamo orgogliosi della strada che abbiamo percorso in questi 6 anni e fin qui tutto va bene, niente da dire. Io però un appunto al presidente Agnelli glielo voglio muovere, cioè non possiamo continuare a giocare le finali di Champions e continuare a perdere, perché presidente c'è qualcosa che non quadra. Cioè non puoi perdere sempre, perché una volta non sei in forma, una volta si infortuna il giocatore, una volta c'hai la sfortuna, una volta... Cioè non può sempre essere così. Se è sempre così, nonostante che cambiano gli allenatori, cambiano i giocatori, cambia la società, noi continuiamo a perdere, c'è qualcosa che non quadra. Cioè questo bisogna che i vertici della nostra società lo riescano un pochino a mettere in cantiere nei loro cervelli, che ci deve essere qualcosa che non va, perché non è possibile questo. Allora, come dicevo nel video precedente, 2 anni adesso stanno intervistando Allegri, l'amarezza di Allegri è tantissimo ovviamente, come quella credo di tutti noi, però io le parole a lungo andare ai tifosi della Juventus dopo un po' stancano, perché sono sempre quelle. Tutte le volte che si perde una finale di Coppa Campioni, le parole che si sentono sono sempre quelle. Cioè, siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto, un sacco di gente ci ha fatto i complimenti, tutto il salone qui di Premium, tutti i grandi complimenti, Sacchi che dice addirittura, perché Sacchi è un altro di quelli che rinchiuderei, ma lasciamo stare, questo che ti dice arrivare secondi, bisogna ringraziare la Juventus perché ci ha riportato in alto in Europa. A me di tutte queste dicerie non me ne frega niente, perché? Perché io voglio vincere. Quindi io, per carità, come dicevo nel video precedente e nel video ancora prima di giocare la partita, io ringrazierò sempre i ragazzi per quello che hanno fatto fino ad oggi in questi anni, però è ora di cominciare a vincere in Europa. Cioè prendere tutte le volte delle suonate in Europa e doversi attaccare sempre alle solite scuse, ormai le scuse, presidente, hanno cominciato a stancare. Cioè fatevi un esame di coscienza e cercate di capire quali sono i veri motivi del perché noi non vinciamo la Coppa Campioni. Ci saranno dei motivi importanti sotto, perché io potrei capire se tu avessi per 20 anni sempre la solita squadra, allora sarebbe anche facile cercare di capire i motivi, anche se anche lì ci dovrebbero essere dei miglioramenti. Qui cambiano gli allenatori, cambiano gli uomini, cambia la società, cambia tutto, però noi continuiamo a perdere. Quindi qual è il problema di fondo? Se è il caso andate da qualche mago, andatevi a far fare delle cabale, io non so cosa dire, però mi sembra anche ingiusto e ingeneroso stare ad ascoltare tutta questa gente che parla quando le cose che poi senti dire sono sempre le stesse. Ah, questa lezione ci servirà, ah, questa lezione sicuramente ci farà crescere, e perdi. E dopo la sconfitta senti dire le stesse cose e ricontini a perdere. Eh no, adesso basta. Altre 2 volte, l'altra volta con Lippi 3 volte in finale ne abbiamo vinta una per sbaglio. Stavolta è già la seconda volta che arrivi in finale, tutte e 2 perse, basta. Non se ne può veramente più. Non se ne può veramente più. Allora io mi dico che a questo punto vado a ricercare i motivi delle nostre sconfitte sotto altre cose, probabilmente sotto altre cose, perché non è possibile che fai una Champions perfetta fino a qui. Perfetta, hai dato una lezione di calcio al Barcellona, cioè perfetta. Poi arrivi in finale,
È inutile che tu mi vieni a dire complimenti Juventus per i primi 45 minuti. A me non me ne frega niente dei primi 45 minuti. Io voglio parlare della Juventus bene in 95 minuti che mi alza la coppa. Io voglio vedere questo. Basta le solite cose, i soliti discorsi di circostanza, le solite chiacchierate, le solite sciocchezze che non dicono nulla. Non dicono nulla. Queste dichiarazioni hanno stancato. Bisogna vincere. Basta. Hanno stancato queste dichiarazioni. Sono diventate delle prese in giro nei confronti dei tifosi, nei confronti degli addetti ai lavori. Ma tutte le volte che si perde una Coppa Campioni sono sempre queste le frasi. Vai a ricercare perché la finale è una finale secca, può succedere di tutto, ma può succedere di tutto una volta, può succedere di tutto due volte, ma a noi ci succede sempre di tutto. Sempre, a ogni finale noi la dobbiamo perdere, tassativo, è scritto da qualche parte che tutte le finali le dobbiamo perdere. Mi sembra impossibile così, che sia così. Però purtroppo la realtà dei fatti dice questo. Non ho capito. Abbiamo avuto delle formazioni che... c'era Pogba, c'era Vidal, c'era Pirlo e abbiamo perso. Adesso c'è Higuain, c'è Dybala, c'è... e perdiamo. Ma basta. Fatevi un esame di coscienza, cara società, e cercate di capire qual è il problema del perché in Europa non si vince. Ci vorrà la fortuna, sicuramente, noi quella non l'abbiamo, perché anche stasera Casemiro ha fatto un gol che se tira 100 volte non lo fa più, perché se si vede il tiro da dritto, da dietro Casemiro, c'è una deviazione nettissima di Chiedira, tant'è vero che la palla sembrava uscire, non dovevano entrare, è entrata a fil di palo, quindi voglio dire, è anche una squadra, il Real Madrid, per quanto forte sia, anche fortunata, è vero, però anche è una squadra che gioca, perché noi per 45 minuti ci ha chiuso nella nostra metà campo. Quindi voglio dire, è inutile che mi continuate a vendere sempre le stesse parole, sempre le stesse parole, sempre le stesse parole. Presidente Agnelli, è ora di tirar fuori quello che manca, perché lo Juventino in Europa vuole cominciare a vincere. Si è stancato di perdere. Quindi, se è il caso, mani nelle tasche, tirare fuori milioni, pagare i campioni, e cominciare a vincere in Europa, perché se vinci in Europa, Presidente, i soldi ti ritornano, non sono soldi spesi male, i soldi ti ritornano se vinci in Europa. Provi a chiederglielo al Real Madrid come si fa, caro Presidente Agnelli. Anche io sono orgoglioso come lei dei 6 anni appena trascorsi, ma io, Presidente, voglio vincere in Europa e invece ho già perso altre 2 finali. La prossima Champions che vincerà la Juventus, io riuscirò ad essere ancora vivo?